siamo di nuovo qui a intervistare un nuovo personaggio del cortometraggio Eccomi, in questo caso Stefania Baldassar, che ci ha concesso questa breve intervista e che si occupa di tutta la parte che riguarda l'abbigliamento, quindi è costumista e stilista per il corto di Simone Riccioli. Stefania, come è nata questa collaborazione con Simone? Guarda, molto molto sinceramente Simone mi ha chiamato per avere Samuele sul set. Samuele sì. È mio figlio. Ecco, diciamo apriamo questa piccola parentesi. Lei è la mamma di un attore protagonista del cortometraggio. Esatto, io avevo lavorato con Simone precedentemente, l'avevo vestito per un videoclip dei Dust, e su quel set ci eravamo incontrati e Samuele aveva lavorato anche lui su quel set. Ecco. Quindi non si erano incontrati in quell'occasione, ma lui aveva avuto modo di vedere il lavoro di Samuele e quindi lo aveva chiamato. Sapendo però che io facevo questo mestiere, mi ha chiesto se avevo voglia di aiutarmi e di, come dire, entrare anch'io in questa avventura. Naturalmente ho accettato con entusiasmo, come sempre faccio quando decido di fare qualcosa che è inerente al mio lavoro. È così, ecco. Ma da quanto tempo ti occupi di quest'ambito, del mondo dello spettacolo? Se così allora, guarda, io lavoro come stilista da quando avevo 19 anni, quindi più di 30 anni. Durante questo percorso ho sempre lavorato come stylist e costumista sulle collezioni che disegnavo io. Ecco. Però negli ultimi anni sono entrata in contatto con Diego Dalla Palma, che tutti conoscerete, quindi caspita. Da lì ho cominciato a seguire prima le conferenze sue sull'abbigliamento, per la parte dell'abbigliamento, perché loro sono ovviamente più sul trucco e parrucco, e da lì abbiamo cominciato a fare, lui ha messo in onda questa trasmissione che si chiama Come si cambia e mi ha chiamato per fare appunto la costumista in questa trasmissione. Poi da lì il produttore mi ha chiamato per fare un'altra trasmissione ancora che è in onda ancora adesso su Radio DJ, che si chiama Attacco 12, e comunque è anche lì attraverso Samuele anche molti mi hanno chiesto di aiutarli a fare queste videoclip, spot eccetera. E poi un po' alla volta siamo arrivati qui. Ecco, questa è la prima volta che io faccio un set cinematografico. È ovvio che il mio mestiere cambia poco, nel senso, lo spot. Come sta andando? Ma devo dire molto, molto bene, anche perché comunque anche da mamma conoscevo la situazione a set, quindi capivo, so quali sono i vari passaggi. Quindi diciamo che ho coniugato la mia professione di stilista e costumista con quella della mamma. mamma dell'attore. Hai parlato di collezioni da te disegnate. Sì. Hai una linea, un marchio? Guarda, no, io ho sempre lavorato come consulente per grosse aziende italiane e anche straniere, ho lavorato in Spagna, in Cina, in Grecia tantissimo. E mai con una collezione mia, anche se ho una linea brevettata con un nome che è molto simile al mio, che si chiama Stefania Sarre, perché non volevo dare completamente il mio cognome, perché non lo gestivo in toto, quindi non ho voluto dare tutto il cognome, però sì, ha fatto bene, tante cose. Bene, e i progetti futuri? Guarda, proprio questa collezione, che è gestita da un gruppo greco molto molto importante nel campo della capellicina del capospalla, sta rientrando in Italia con un'azienda che nascerà in Italia, della quale mi occuperò in toto. Questo dovrebbe essere, insomma, speriamo che sia effettivamente così. Mi hanno già contattato e da settembre si dovrebbe partire con questo nuovo progetto. Noi ti facciamo i migliori in bocca al lupo. Grazie mille. Stefania, grazie. Ti chiedo di salutare i miei lettori con un augurio personale. Auguro ai lettori di seguire Anita, di seguire il corto, di seguire tutta la situazione, perché credo che sia un progetto veramente importante in cui Simone crede tantissimo e noi stiamo cercando di appoggiarlo in tutto e per tutto. E noi ci siamo anche, vero lettori? Bene, alla prossima, ciao ciao! Ciao, ciao!